Thank <sweak> you. l'acronimo di Business Networking International. Che cos'è? Lo spiegheremo. È una cosa molto interessante, una cosa che ha una storia, ma anche abbastanza recente, ma che in qualche modo ci faremo spiegare dagli ospiti di questa mattina, che ve li presento. Sono eh, il presidente di questa... Struttura, chiamiamola così per il momento, poi mi correggeranno. Marco Ricci, che saluto e ringrazio di essere venuto. Grazie a te, Leonello. Il vicepresidente, che è Marco Milandri, Buongiorno. che ringrazio e saluto, che poi vi presenterete, ciascuno di voi, e infine Franco Chiarini, che è il segretario tesoriere, che è la seconda volta che intervisto, Buongiorno. ma un'altra volta è venuto per un'altra situazione, vero, Bene. Franco? Ecco, ringrazio perfetto. per l'ospitalità. Ma ringrazio io voi. Dunque, allora. Uh, BNI uh, è importante. Parlo, mh, comincio con il presidente Marco Ricci, che si presenta come da percorso. Poi spiegheranno qual è il rituale per entrare in questa, in questa situazione. Un minimo di storia, uh, Marco. Allora, uh, che cos'è e quando nasce? Business Network International è un metodo. Sì. Non è un'associazione, è semplicemente un metodo che è stato creato per rendere il passaparola strutturato, sì. cioè dare la possibilità agli imprenditori e ai liberi professionisti di scambiarsi contatti, referenze, tutto sulla base della fiducia. Certo. Quindi ovviamente uno se la deve meritare. Certo. E la filosofia fondamentale di BNI infatti è proprio il Givers Gain. Sì. Givers Gain significa... Io do a te, non, non è che io chiedo a te, io do a te. Poi sicuramente tu darai a me se io me lo merito. Certo. Quindi certo. questo certo. è un pochino quello su cui si basa BNA. È quasi evangelico questo, questo slogan. Potrebbe sembrare. Sotto certi aspetti. E andiamo subito, <coughs> ho chiesto prima di cominciare l'intervista a tutti qua a loro, a loro, ma in questo sono molto bravi, ho già visto, sono molto sintetici, appunto di stringere perché c'è molto da raccontare, vero eh, Milandri? Vicepresidente, parliamo. Ecco, allora spiegaci subito eh, quando nasce nel 2000, abbiamo detto. E 17. E 17 Qui in Italia, o qui a Forlì. Eh, qui a Forlì nel 2017. Che, che si, eh, ci sono dei capitoli. Spieghiamo esatto. Fondamentalmente nasce in America nel 1985 da un sì. imprenditore chiamato Ivan Meisner. Sì. Si è talmente tanto strutturato questo metodo. Eh, si appoggia anche alla struttura di internet, ha un suo personale social. E Sbarca in Italia nel 2003 a sì, Torino e piano piano arriva anche a, in, in Romagna da noi a Forlì e proprio inaugurando nel 2017. Eh, fondamentalmente si basa in capitoli: i famosi chapter americani, come simili a quelli dell'Hardy sì, davidson sì. Fondamentalmente a livello locale, si trova una posizione, un luogo dove un, il gruppo di imprenditori si trova e attua il metodo, Fondamentalmente, un, um, uno scambio di referenze, un, un importante scambio serio, eccetera. <coughs> Vado da Chiarini. C'è una cosa, intanto, la presenza eh, Chiarini, di eh, molti professionisti, cioè che possono essere imprenditori, professionisti, medici, insomma, e soprattutto non, ci so, non è possibile avere dei doppioni nel capitolo. Puoi spiegare perché? Esatto, eh, nel capitolo di Forlì siamo una trentina sì. e siamo liberi professionisti o imprenditori, ma non ci sono figure che fanno la stessa cosa, quindi ognuno di noi fa un'attività specifica, perché io sono commercialista. Se ci serve una concorrenza inutile. Inutile perché lo scopo è la fiducia reciproca, cioè conoscere gli altri per aiutare gli altri ad avere migliori occasioni, migliori opportunità di lavoro e Averli quindi come anche eventualmente fornitori certo. o aiutarli ad avere più clienti. Quindi per noi è una conoscenza approfondita delle altre professionalità che condividiamo con la nostra rete e quindi lo scopo finale è di aumentare eh, le attività, le certo. nostre attività, i nostri fatturati. Certo. Marco, eh, come si entra? Qual è il percorso? Il percorso parte da un invito. Quindi noi che siamo membri, io sono stato invitato, sono venuto, assistito. 6. Certo esattamente. Noi che siamo membri invitiamo i nostri amici, fornitori o comunque stakeholder in sì. qualsiasi senso. E a un meeting. I meeting ci sono tutti i martedì a Fornì, sì, ecco. due ore, dalle 7 del mattino alle 9 del mattino. Sì, ho letto, ho letto scusa se ti interrompo. Ho letto su internet chi non vi vuole molto bene. Che dice che è il. La, la struttura del cappuccino, nel senso che, nel senso che si va lì, si, un, si prende un cappuccino, si mangia una brioche, si prende anche un succo d'arancia e poi di lì si comincia. Scusa, ti ho interrotto. Ma certo, no, assolutamente. Devo, ecco, vai avanti, allora. È diciamo, una parte fondamentale che richiama anche… Ma questo è anche importante dal punto di vista dell'aggregazione, es Esattamente richiama della cordialità, eccetera. Esattamente. Si viene quindi ospiti ad un meeting che dura due ore, in questo meeting c'è la possibilità di presentarsi in 60 secondi e questa possibilità viene data a tutti i membri ma anche a tutti gli ospiti. Quindi bisogna anche essere sintetici. Bisogna essere molto sintetici sì. e dal di lì dopo sarà l'ospite che se vorrà far parte del capitolo può presentare la domanda. Ah ecco. Il capitolo è aperto a qualsiasi professionista e a qualsiasi imprenditore. imprenditore. Se per caso, come diceva Franco, ci potrebbe essere una eh, sovrapposizione di, di professione, esistono le specializzazioni. Per esempio noi abbiamo due avvocati in capitolo, uno si occupa di ah, diritto. Ecco. Varie, societario esattamente certo certo, certo, certo certo questo è importante assolutamente M magari mi permetto di fare un appunto mm. sull'orario no, 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 ma... dovete ripeto interagire Franco se tu devi aggiungere qualcosa Beh, non ti preoccupare l'orario della mattina è così precoce perché dopo si va a lavorare sì, quindi per non interferire con l'attività sì, di ognuno ho, di noi quando mi avete invitato io vi ho maledetto inizialmente poi dopo invece siete ragazzi simpatici però ti sei trovato bene ci hai sono invitato mi sono trovato qui. Qui. benissimo certo eh, che, infatti l'oro della mattina è studiato dalle 7 alle 9 proprio per non impattare negli, orari, negli di orari di lavoro e soprattutto è un orario in cui si è particolarmente eh, reattivi. attivi, reattivi certo, certo, perché certo. uno delle primi idee era lo si fa all'aperitivo. In realtà, a fine giornata si è stanchi, si è meno grintosi, si sì, ha più voglia. In giornate come queste quando stiamo registrando, che ci sono fuori 40 gradi sì. dire, esatto, eh, cioè. e quindi l'oro della mattina non è casuale. quindi Ci dispiace per l'ironia del cappuccino, però in realtà, no, c'è cioè, una, è... una motivazione molto concreta ed efficiente dietro questa scelta. Ecco. Certo, eh, allora volevo chiederlo a, a Marco Milandri, ma lo chiedo a te. C'è un regolamento, io l'ho letto, sì. mi sembra che siano 14, 15, 16 argomenti, molto, molto rigido, molto, non lo definirei rigido, ma poco flessibile, cioè molto importante. Ci dice le cose più importanti di questo regolamento. Eh, è un regolamento a cui bisogna tenersi perché... Bisogna so. tenersi perché è il metodo che unisce eh, tutte le persone che nel mondo partecipano alle riunioni di BNI ed è un metodo che funziona. Quando si è imparato il metodo, e non è difficile, è un po' come andare in bicicletta. Dopo quel punto non ci pensi più quando vai in bicicletta. Eh, L'importante è seguirlo, ma eh, è importante anche poi applicarlo nella, nella quotidianità dei rapporti. Ad esempio, tu parli sempre di metodo. Che cosa intendi? Perché chi ci sta ascoltando che capisca il metodo, perché ci sono anche dei corsi di formazione, Ci no? sono per anche dei abbiamo... forma... corsi di formazione. Quelli dopo li apprendiamo sì. dopo. Adesso spiega cos'è il metodo. Il metodo è essere puntuali alle riunioni, eh, avere conoscenza di tutti gli altri membri del capitolo, parlare con, no... con loro, volerli conoscere, perché lo scopo è di avere fiducia in loro in quanto loro fanno bene il proprio lavoro e noi con fiducia... Proponiamo a loro delle occasioni di lavoro dando delle referenze. Delle referenze. Vedo che usi spesso la parola fiducia, che è importante, fondamentale. Assolutamente. Però, cioè, ci deve essere fiducia, perché se sennò... no... Una, una, se posso aggiungere, no, <coughs> aggiungere... Una delle regole fondamentali di cui parlavi prima è la regola delle assenze. Ecco, sì, infatti. Ci sarei arrivato, ci sarei arrivato. Sono... Ehm, un, un membro può fare al massimo... Tre assenze più tre sostituzioni. Ah sì, perché può mandare un sostituto. Esattamente, in sei mesi. Ma è strana questa cosa. Per è strano prepararlo il sostituto. Se Ma devi iscrivere è... necessariamente? No. no. No, 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 no. Il sostituto può essere qualsiasi persona, non deve essere per forza, per forza un socio o, o un collaboratore. Può essere qualsiasi perso persona che parla del membro. Certo, certo, certo. Perché c'è questa regola che può sembrare molto... Eh, limitativa perché appunto si basa tutto sulla fiducia, quindi la, il capitolo deve poter conoscere il membro e soprattutto deve poter avere la possibilità di avere quella professione nella sedia, nella sedia perché sì. altrimenti uno certo, occupa certo. la sedia e poi non c'è la professione, il capitolo eh, rischia di avere una posizione vuota. Infatti, ho notato che quando appunto qualcuno va fuori al seminato, voi non parlate mai, non viene cacciato via, si parla di liberare. Liberare la sedia, la sì. sedia. dopo le, le mail. No, che, ecco appunto. Ecco. E, Milandri, nel vostro capitolo, il capitolo forlivese Sforza Forlì, mi dici: non li voglio sapere tutti, ma grosso modo chi sono i, i convenuti, cosa fanno, sono degli artigiani, faccio un esempio, ecco, anzi, non vi ho neanche chiesto, questo è importante. Che Cosa fate nella vita? Cominciamo da te. Allora, io ho uno studio di architettura con un socio che ho a Forlì, sì. si chiama Mark in Progress. Poi abbiamo Marco, che è il presidente di LotoFit, insieme a Pietro Caravini. Loro hanno tre sedi: due a sì. Forlì, una a Faenza, a Faenza. Palestra, palestra, palestra. palestra. Centro di Fitness. Eh, Franco è un commercialista come diceva prima Marco abbiamo anche due avvocati sì. eh, tra i nostri membri sì, abbiamo... uno l'ho conosciuto è una donna una ragazza si sì, è già sì. da battaglia molto sì, io non, ho preso, ho, lei, battaglia non ho preso su ho anche tutto l'indice ma non l'ho su battaglia di nome e di fatto sì. <ride> abbiamo ehm, Ford Ferry e la concessionaria Ford ecco. delle così auto così c'è un'idea appunto di chi può c'è Meeting Packet un'azienda che realizza stand fieristici eh, abbiamo il geometra Flamini che si occupa di mh, scambio patrimoniale la sua forza è la gestione patrimoniale abbiamo Paolo Montanari che è stato tuo ospite che è un mental coach è veramente un taglio estremamente verticale certo e proprio questa eterogeneità genera un forte scambio di conoscenze di, 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 di agende non ci sono limitazioni non è che c'è una ricerca prima sul personaggio che vuole venire beh sì, grossomodo si deve ma non ci sono limitazioni Dico, può venire Chiunque, purché in qualche modo dia appunto fiducia ed abbia fiducia. Il... Le, le persone che conoscono il capitolo è perché vengono come nostri ospiti. Noi certo. quando eh, abbiamo persone che conosciamo, con cui vogliamo condividere questa opportunità, perché molti non sanno nemmeno dell'esistenza di questo metodo BNI, li invitiamo a una riunione del mattino dove ascoltano le nostre presentazioni. Ognuna delle quali dura 60 secondi, quindi deve essere molto efficace. Ripetuta, ma non è, io, volta non è mai uguale una volta rispetto all'altra. Certo, certo. E lo stesso ospite può presentare la propria attività in 60 secondi. Certo. E quindi, prima col cappuccino e la brioche, come dicevi, tu può conoscere informalmente i vari membri del capitolo. Poi partecipa alla, alla riunione formale e alla fine della riunione può comunque fermarsi a parlare con le persone. Certo. Io se posso darvi un'esperienza no, no, velocemente l'anno scorso mi sono trovato a Mosca uh, per un Te viaggio di chiesto. lavoro me l'avresti chiesto, però ti ho anticipato certo, certo vai e, eh, mi sono informato su internet che a ottobre del 2018 aveva appena aperto in Russia il primo capitolo della Russia che si chiama Gagarin sì. io ho contattato strano la... che si chiami Gagarin, sì, eh, sì, molto sì. strano ho contattato la responsabile e mi ha gentilmente invitato alla riunione per cui mi sono trovato in questa riunione di capitolo russo dove non prendevano la mattina il cappuccino e il cornetto ma prendevano vodka, dei... Beh, quasi più o meno <ride> un pasto molto più ampio la presentazione l'ho fatta in inglese, gli altri la facevano o in russo o in inglese, gentilmente uh -huh. mi hanno dato l'audio per la traduzione in inglese per coloro che parlavano russo certo, e certo. per me è stato fonte di notevoli rapporti, io Immagino. tutta la settimana che sono stato a Mosca ho praticamente visitato aziende e professionisti del luogo e ho pleato dei contatti che in parte già avevo che sono molto utili nella mia professione è, stessa cosa ho fatto anche a Londra per cui, e questo vale per tutti noi essendo un network che è in tutto il mondo consente a ognuno di noi, anche se stiamo a Forlì, di essere affacciati sul mondo e avere la possibilità di trovare gente di fiducia che fa tutte le professioni in tutti gli angoli certo. del mondo da condividere con i nostri clienti o fornitori certo. è uno obbligo sul sì. mondo eh, Marco, ehm, ecco a apriamo il quadro io non voglio dei dati o delle cifre precise però tu parla di international ecco la situazione dappertutto ha cominciato in Italia soprattutto in Piemonte leggevo Liguria e Lombardia poi di lì addirittura Lainate è stato il primo capitolo ho letto eh, si sì, si sì. documentario. ecco com'è un po' la situazione capitoli come il nostro in Italia ce ne sono più di 230 ecco. dati aggiornati all'ultimo mese perché si chiamano capitoli e non città? Perché in una città ci possono essere più capitoli. Ah, ecco. Se, per esempio, una sia. professione ah, ecco, ce ne posso non ne può senso. entrare, mettiamo, perché sì? c'è già l'alter ego, lui può decidere di aprire un altro capitolo all'interno della stessa città. A Milano e a Torino ci sono più capitoli. Certo. Ovviamente a Milano ce ne sono veramente parecchi, più anche, che in Romagna credo. Anche se il più performante d'Italia è, è a Bologna: Pareto loro sono 70 membri, eh, riescono a scambiare quasi 6 milioni di euro di fatturato tra, tra i membri in 6 ecco, mesi Arriviamo alle cifre, quindi, evidentemente serve qualcosa, ecco, questo che è importante. Perché vai, vai prima di parlare di questo. cifre, tengo a precisare una cosa che potrebbe sembrare fraintesa. Eh, questo scambio di, di euro è assolutamente senza provvigioni. Ecco, è ecco, giusto sostenerlo. Viene solo monitorato. Da noi si chiamano GAC, che è l'acronimo di Grazie a Fare Concluso. Sì. Quindi, esempio, te Leonello mi dai un contatto. Certo. Questo contatto si scrive in palestra da me. Sì. Io faccio un monitor nell'app e dico sì. grazie a Leonello io ho guadagnato tot euro. Eh, per una sua referenza, in questo caso esterna, perché mi ha dato il contatto di una e persona. Questo esterna. porta anche però degli utili a quello che ti ha dato la referenza. Gli utili, nel senso che ci sono dei premi, vengono dei riconoscimenti. Ci sono dei riconoscimenti? Acquisisci una maggiore, non voglio dire popolarità, ma sicuramente maggiore stima. È così, no? Assolutamente. Non è che lì viaggino dei soldi o dei no, premi, è no? Questo no, che no, è no. importante. Og ogni mese c'è il badge blu, sì? che è il badge del miglior networker, quello che ha dato più referenze. All'interno ah, del ecco, capitolo. Ecco, ecco, Di solito il badge è grigio e quindi lui dopo si vede chi è. Certo, io fra l'altro mi ricordo che ho dato, mi è stato chiesto qual era stata la migliore presentazione, io mi sembra che l'ho data a una ragazza, un avvocato, non mi ricordo. Già da battaglia, è ah, stata ecco, prima. Sì, secondo me era la È piru. Molto brava, sì. Ecco, appunto, benissimo. C'è un costo relativo, è vero Milandi? Lo, do, lo chiedo anche dopo a Carini che mi, si, si sì. allargerà visto che è il tesoriere però c'è un costo di ingresso eh, quando sono entrato che mi sono iscritto me l'hanno venduta tra virgolette se mi passo il termine come un abbonamento di Sky costa 80 euro al mese partecipare a BNI che sì. sono circa 920 euro all'anno all sì. con un, un, un ingresso 100, mi sembra 120 subito sì, 180 e una volta nella vita redistribuito esatto e il rinnovo 900 euro ecco questo, questo ingresso, questi, questi soldi, questo capitale che viene, serve naturalmente, Franco, per le, tutte le cose che fate. Fra l'altro c'è anche una, una, mi vengono in mente, vedi, mentre parliamo, la proibizione di usare logo, eh, cioè tutto quella che è la cancelleria, che è il, è, diciamo, il marketing del, del BNI. Come, cosa succede? Uno viene, paga, questi soldi vengono usati, sì. Intanto per i cappuccini e l'affitto dei locali, perché poi, somma, qui a Forlì, diciamolo uh -huh. scusa Franco, qui a Forlì io sono venuto, è un bellissimo, il più bello circolo di, di Forlì è la Scranna, quindi è stato eh? perfetto. Sì. Scusa, questa somma di cui abbiamo parlato prima in realtà va all'organizzazione nazionale, poi noi individualmente diamo un contributo proprio per le spese vive di noleggio della sala e del sì, cappuccino che, che dici tu. Ecco, qui. io gestisco semplicemente eh, l'incasso di questi soldi, eh, certo. la raccolta di questi contributi e il pagamento delle somme che servono proprio per eh, l'esistenza e il noleggio della sala. Eh. Beh, vabbè, insomma, devi fare la parte sì. e di eventuali attività che vogliamo organizzare. È il minimo fiscale, voglio organizzare. dire. Organizzare. Certo, sì. <ride> e quindi abbiamo anche credo, eh, insomma, ha avuto un luogo molto bello perché è nel centro di Forlì sì, è uno dei palazzi bello. più belli. Assolutamente. Ecco, Assolutamente. E, Assolutamente. e poi, mh, eh, dicei che è anche molto suggestivo perché è, un, è in circolo, vi mettete tutti quanti in circolo, una specie di tavola rotonda è da dove voi siete il re Artù, esatto. eh, l'ancillotto, eccetera, eccetera. Esatto. Sto te, scherzando, no, metete, precisarmi... eh, cerco di <ride> sdrammatizzare sì, di sì. tanto. Ecco. No, ti, è preciso una cosa, Leonello, eh, noi che siamo il comitato di gestione, attuale ecco, ecco quali sono eh, i gradi gr esatto eh, più che altro eh, i gradi sono vabbè comitato di gestione che si hanno i tre poi c'è il comitato dei membri ecco. che è il comitato che si occupa di eventuali sovrapposizioni i diverbi perché Cont ce ne possono essere ovviamente. assolutamente controlla come le assenze le, fa tutti questi controlli tutte le famiglie fra comitato adesso. ospiti che accolgono sì, gli ospiti quindi Stanno anche proprio all'ingresso della porta della scranna per fare un'accoglienza più sì, eh, sì. calda. Sì. Responsabili dei materiali che si occupano di preparare la sala per il meeting, fare in modo che tutto sia pronto. E poi ci sono i responsabili della formazione, che è quello che dicevi te prima che ci forma sì. in settimana, e i responsabili degli eventi che comunica tutti gli eventi che BNI dà. Tutti questi mandati hanno una durata di sei mesi, poi dopo. Ci si scambia anche per dare forze nuove, un po' di freschezza, un no, po' di idee nuove. questo è importante perché è una tecnica che viene usata anche nei, nei giornali, tanto per certo. dire nei quotidiani, e nelle televisioni, cioè uno è che può stare a vita a fare il direttore, il capo servizio, il capo redattore, bisogna, non capita sempre, molto spesso non si fa, però bisogna girare come nei carabinieri, nella polizia, eccetera, perché uno se no si fa delle amicizie, ci sono dei favori, eccetera, eccetera quindi bisogna. è meglio cambiare. Benissimo. C'è un responsabile nazionale, Milandri? Sì, c'è una struttura gestionale eh, che appunto eh, parte dall'alto e fa uso come metodo comunicativo appunto internet. C'è questo sistema sì. che si chiama BNI Connect, sì. che fondamentalmente è una sorta di Facebook o di LinkedIn, dove sì. tutti i membri ecco, sono LinkedIn, connessi. Certo. Ed è qui che passano tutti i dati, cioè è qui che è possibile conoscere un commercialista magari eh, a Mosca o farsi invitare in un capitolo eh, all'estero, o dove noi inseriamo tutti i dati in maniera tale da avere un monitoraggio. E certo. quindi fondamentalmente ci sono naturalmente delle persone dietro, dei responsabili sia nazionali che regionali, con cui noi ci interfacciamo e che ci aiutano nel funzionamento, ma l'asse portante. È appunto l'utilizzo di questo sito internet, questo sito internet ecco. ed è importante ecco, Lionello sì. fare quindi un proprio sì. profilo molto bene ed efficace, sì. Sì. Eh, perché ora in inglese, o proprio no, no, anche su proprio LinkedIn. scritto che compaia sul sito link di mio. Credo che BSC in dentro non mi ricordo, ma credo di sì: in questo, tanto... in questo app BNI Connect in modo tale che se ci cerca qualcuno dall'estero, ci trova. E capisce subito le nostre caratteristiche specifiche, può prendere contatti con noi. Certo. Come noi prendiamo contatti con altri, certo. possiamo sperare che qualcuno prenda contatti con noi. Quindi le opportunità di accrescere le nostre attività possono venire anche da fuori. Da fuori certo, Io certo. per dire avevo iniziato eh, a Bologna a frequentare un capitolo che si stava formando quando arrivai lì. C'era già il commercialista e quindi con il director di Bologna iniziamo un nuovo capitolo, quel famoso pareto che hanno detto loro prima è nato appunto dal fatto che io ero il secondo commercialista di un altro e quindi ho dato origine a quel capitolo che ha avuto un enorme successo poi dopo sono tornato qui a Forlì e quindi li ho, li ho abbandonati certo. nella fase di gestazione dopo, e sono dopo venuto dopo allo la... sforza di Forlì e al... sono contento di averlo fatto Beh, ma merci. abbiamo contatti sempre ancora con Bologna, altri certo. capitoli della Romagna quindi è un network che comunque aiuta il territorio ad aumentare le attività e quindi diciamo che fa anche proprio un bene di ricaduta sul, sul territorio. C'è un, un tetto, cioè, oltre quale, pensate insomma che di aumentare i membri nel percorso, cioè, ci sono altre come dire, sedie vuote che devono essere riempite. Sì. Allora, noi, il nostro obiettivo di quest'anno era arrivare a 30 membri e l'abbiamo già arrivati. Partivamo da 20, quindi... Beh. Considera che qualcuno se ne va, qualcuno entra, quindi... ci sono Ecco, sempre se, ne va, se ne va in maniera indolore. Cioè sì, uno... le iscrizioni sono annuali. E quindi il, vanno rinnovate. Il rinnovo non è obbligatorio, non Perfetto. è automatico. Perfetto. Ma questo quindi, è anche importante. Sì, assolutamente. Eh, non, non si deve sentire, come dire, catturato. No. Quindi pensate di, eh, di aumentare ancora il numero. Sicuramente il prossimo obiettivo sarà arrivare a 40 e così via. Eh, Chiedo velocemente a ognuno di voi... 10 secondi a ognuno di voi. Quando c'è un capito, ogni martedì o mercoledì mattina, ogni 7 delle mattine, ci vuole già prepararsi, dico bene? Sì. Cosa fate? Velocemente. Cosa fai? Nella Guardi i soldi che c'hai. Eh? <ride> no, nella vita io. No, no, un... nella vita accordo. E... No, parlo del capitolo. Nel capitolo io eh, accolgo eh, gli ospiti per farli pagare il contributo. giornaliero e, e praticamente organizzo la sala la tramite sala, dei miei ecco, collaboratori ecco, in modo che sapere. sia tutto pronto per uh, il meeting. Per tutti i meeting. Milano. Noi utilizziamo un powerpoint, uno strumento informatico sì. e io durante la settimana sistemo questo, questo powerpoint perché si è sempre allineato alle sì. comunicazioni e accompagno Marco nella gestione del meeting, alcune parti in cui dirigo. Marco concludi? Il presidente è un po' il ruolo del conduttore, eh direi. quindi è quello che, che parla e detta i tempi. Quindi certo. fondamentalmente io dall'inizio alla fine cerco di far rispettare i tempi che nessuno... Ah ecco, ecco, ne sono ecco, ecco, o comunque ecco, che ecco. ci sia tutto fatto. Io mi devo fermare qui. Come vi ho detto, fine estate andiamo ad allargare il discorso perché sostanzialmente ragazzi parliamo di una cosa internazionale, quindi ci coinvolge molto e anche molto importante, ci sono dei risultati, quindi è importante. Io vi faccio, vi ringrazio di essere venuti, vi faccio in bocca al lupo. Crepi, Crepi. Franco, e Marco e eh, Marco. Marlo, Marco due, marchi. due marchi. Due marchi e un franco. E' un franco. Un Beh, ricordo eh, le vecchie bravo, monete. però Vedi che il commercialista <ride> viene fuori. Grazie ancora, buon lavoro, un bocca al lupo. Poi per quanto mi riguarda io posso usare anche una seconda ospitalità, sicuramente la userò. Poi vediamo che cosa succede. Grazie ancora, grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo prossimamente. Grazie.